Bella ragazzi, benvenuti a questo video, sono Carlo da Facciuto. E oggi siamo tornati su quella Resurrection per l'ultimo episodio. Sì ragazzi, abbiamo anche deciso di fare questo ultimo episodio combattendo, vediamo un po', facciamo un mini, facciamo una modalità storia. Ci facciamo quella di Devil Jim. When the Devil Jim takes over Jim Kazama, Jinpachi was able to escape captivity as own mother fell. This triggered the evil that had been building up inside Jim. 2 months later, evil has utterly consumed Jin's mind, and a deadly force has awakened. Get ready for the next battle. Un secondo, raga. Eccomi, ragazzi, sono tornato. Vedrete che delle volte il gioco lancherà, però diciamo una cosa abbastanza normale. Una cosa, diciamo, non normale nel senso che laghi. Normale che può succedere. Ok. Vabbè. Get ready for the next battle. Dimenticate un po' di cambiare i comandi. Round one. Fight. Sì, vai. Dei comandi nel senso livello di round nel gioco. Uno solo perché preferisco combattere final round, io credo. Però a giocare al round normale è buona la cosa. Poi altro ragazzi, consiglio di non perdere l'episodio serale di Fast Street stasera, che mo che adesso sono in vacanza, che questo episodio lo stai vedendo di mattina, più tempo per registrare. Vi ricordo che dopo, subito dopo Fast Street, al posto della serie serale ci sarà una nuova serie. You win. Get ready for the next battle. Round one. Fight. You win. Round two. Fight. You win. Get ready for the next battle. Sono già lo stage 4. Ok. Questo punto di Devil Jim è fortissimo, raga. Vai. Maledizione. Oh, davvero, che schifo giocare col comando della 360. E che duro. Tutto sta cazzo di croce. Se dicessi fosse il comando della One era un altro discorso. Il comando della One era molto meglio per il picchiaduro.
Questo della 360 può cagare. Beh, alla fine di quello pure è una questione pure di abitudine, se ti abiti a usarlo riesci a giocare, ma le prime volte è veramente scomodo. Ho vinto. You win. Get ready for the next battle. Round 1. Fight. Non sentivo che non era un combattimento facile così. Lì c'è un lago, l'hanno reso più forte di degli altri Tekken. Mi ricordo i tempi di Tekken 4, ero ancora più indietro, addirittura ai tempi di Tekken 2, che già era bravo di scena, l'hanno reso più forte di prima, l'hanno reso. Non vi so dire Tekken 6 che hanno combinato. Devo dire che Tekken 6 è stato un po' una vergogna per la serie Tekken, perché non mi è piaciuto più tanto. È stato migliorato solo a livello grafico, a livello di gameplay è tutto, a livello di gameplay non è quasi nulla. È bello per carità, però comunque non è questo granché di gioco. Il capitolo meglio riuscito a me, secondo me, è il 5. Poi non so, voi la potreste pensare diversamente riguardo il 6. Però mi piace dell'idea che il 6 è solo buono a livello grafico. Porco cane. Certo, il fatto delle mosse semplificate su Tekken 6 è un vantaggio, per carità, per eseguire le mosse più potenti. Ma io preferisco sempre Tekken 5. Ready for the next battle. Roger Junior. Vai! No, porco cane! Fanculo! Pezzo di merda! You win the final round. Fight. Deep. Sì, davvero, mio ragazzi, fino al 5 devo dire hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Arrivati al 6, al 6, al 7. Anzi, il 7 ancora non l'ho mai giocato. Io solamente la regola. Get ready for the next battle. È uscito. Basta. あんたら何してんの?
Però te lo richiedo, lo sanno questi ragazzi. Aspia. Aspetta, aspetta. E la cugina di Gino. Che il cognome di Aspia. Che cantava, guarda caso. È la cugina. Solo che Gino non lo sa. E inoltre usa lo stesso stile di combattimento che usava la madre di Gino, Gino. Che poi vabbè si rivedrà in Tekken in Tag Tournament 2. Porco cane. Get ready for the next battle. Round 1. Non me lo taglio il pezzo tanto. Però se voglio dire abbastanza bene e non si tira neanche la prima di scuola. Facciamo un tech in di tech in però vabbè, sto cazzo di comando, non è che perché sto sparando così tanto con lui? Ah! Ok, prepariamoci per il final stage. Round 1. Lasciamo stare, va? Che meglio combattiamo. Maledizioni, mostraci via all'ultima mossa. Vai! No! Maledizione. Get ready for the next battle. Ok. Poi colpisci! Colpito e affondato! Perfetto, grande! Ce l'ho fatto! Guardate il filmato! Io sto zitto! Oh mio Dio. Raga, spero che questo ultimo episodio di Tekken Dark Resurrection vi sia piaciuto. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo gameplay.